è una vertenza che va avanti da un discreto periodo di tempo, devo dire, con innumerevoli incontri tra quella che è la delegazione trattante di parte pubblica, di cui fa parte anche il dottor Pace qui presente e di cui fa parte il segretario comunale. L'amministrazione non ha mai chiuso le porte alla polizia locale e a tutti i rappresentanti sindacali. E sullo specifico dello sciopero che è stato proclamato per il giorno 26, domenica 26 ottobre, che vi ricordo è la festa del trasporto, che è la festa della città di Saronno, io dico che lo sciopero sicuramente è un diritto da parte di chi lo proclama, è un diritto sindacale. Il farlo nella festa, farlo coincidere con la festa più importante della città di Saronno, tra l'altro al pomeriggio avremo come presenza anche l'ex cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, mi sembra che sia una scelta che si commenti da sé. Stiamo approfondendo, l'ho fatto ancora stamattina con il signor Prefetto e dobbiamo verificarlo se sia legittimo o se ci sono dei margini per cui chiedere ai vigili, al di là del fatto che noi cercheremo di ricomporre la vertenza trovando un'altra possibilità di mediazione, cosa che abbiamo ancora fatto la scorsa settimana, senza arrivare ad un accordo perché quando è necessario un accordo bisogna essere in due, come ho già dichiarato. Quindi stiamo effettuando questi ulteriori approfondimenti per capire se ci sono dei margini di sospensione dello sciopero, perché potrebbe anche essere che in occasioni simili la festa della città di Saronno possa anche non essere legittimo indire uno sciopero in una festa, in una giornata simile. Quindi questo è l'approfondimento che sto facendo con il signor prefetto e che adesso